Ciao a tutti, se benvenuti in questo nuovo video. Io sono Manchi, oggi siamo su come scaricare giochi con le mod gratuiti e anche senza mod. Mi è venuto il singhiozzo proprio ora che dovevo registrare. Aspettate. Ok, allora, non scaricate Aptoide come molti dicono. No, perché Aptoide sì. Si può funzionare, ma entrano tantissimi di quei virus che proprio il telefono fa boom, esplode. Allora, io uso Happy Mod. Iniziamo a spiegare come scaricare Happy Mod. Bisogna scrivere Happy Mod APK. Aspettate, ho messo il telefono come se fosse nel sito del computer. Aspettate, ecco qua. Se non va il primo, scaricate il secondo. Io uso sempre il secondo perché ci trovo meglio. Ultima versione, installatevi, spunterà qua. Vuoi installare la potrebbe distruggersi, potrebbe danneggiare il tuo telefono. No, scaricatevi, dice. Dettagli, appena lo installatevi, dirà. Attiva i cose delle fonti sconosciute, premete impostazioni. Attiva, tornate indietro e installa. E quando ve lo installerà, lo troverete qua, nel telefono. Allora, detto già come si installa, possiamo andare già nel primo avvio per voi, per me, no? Allora, qua sono la parte in primo piano, questi qui. E come vedete, tipo Vice City 4,99 in realtà è 0 perché l'ha cancellato. Qua ci sono solamente giochi. Reparto app. Poi c'è il reparto categorie in cui decidete cosa vedere. Il reparto me, ma a me dove per fare il reparto me bisogna registrarsi, che io non mi sono mai registrato. Allora, partiamo subito da un gioco a pagamento, un gioco a pagamento, Escapist. Allora, Escapist, Madonna. No. Escapist 2. Qua spuntano sia l'1 che il 2. Il 2 è anche l'1 che sono a pagamento. C'è solo una mod su Escapist che sarebbe molto denaro. Praticamente sarebbe andata per attivarla. La installate. Quando la installate, il gioco. Andrete su, dovete far passare il primo giorno normale. Quando spunta il lavoro, andate là, vi sedete, vi danno i $10. Poi andate da qualunque guardia, andate sui soldi, premete più, quindi aumentate le soldi che gli dovreste dare. Ma in realtà, quando premete dai, ve li dà a voi i soldi. Quindi riuscirete a comprare molte cose per scappare. Qua si scarica l'originale senza mod. Ovviamente sarà in italiano. E ci sono anche molte applicazioni che a pagamento tipo Boom. Una domanda che io non mi cerco, ma c'è il Play Store. Play Store. Play Store proprio. Store. Non so scrivere, Madonna. Play. Store. No, non c'è. A meno che non ho scritto male. Ma visto che sono stupido, molto probabile Play Store. Spazio. Con lo spazio. Allora, più grande, Play. Store. Eccolo qua, Google Play Store. Ci sono i mod? Sì, tante mod che servono, non lo capisco.
Non c'è scritto qua cosa sono queste mod. Qua ce ne sono molte mod. Credo che siano per... Che siano, come si spiego, per avere anche qua le cose gratis. Sì, free, tutto free. Ok. C'è il Play Store, credo ci sia anche YouTube. Non so. Sì, eccolo qua. Però qua non ci sono le mod. Ok, e potete scaricare qualunque gioco. Questo è un gioco di bellezza, che sarebbe? Ok, bruttissimo. No, WhatsApp, Discord. Se non sbaglio, c'è anche Spotify. Spotify. Mod, Mega Mod versione là. Dovesse uscire o uno o due. Annuncio gratuito, nessuno annuncio durante la riproduzione. Insomma, come il mio Spotify, so che l'ho craccato pure. Allora. Oddio, raga, sto gioco io ve lo consiglio. No, questo è streaming. Vabbè, dopo lo scarico dal Play Store. Non... Giochi veloci. Ah, perché questa è la sezione giochi istantanei senza bisogno di installarli. Io ora lo installo. Aspettate, come si chiama? Block City Wars. Che questo gioco è bellissimo, me lo ricordo. Da piccolo ci giocavo tantissimo. Allora, Block... City Wars, eccolo qua. Sì, è questo, sarebbe il GTA fasullo dei tempi. Perché vedete, questo dovrebbe, il centro dovrebbe essere Franklin, Michael e Trevor. Questo gioco era bellissimo ai tempi quando è uscito. Vabbè. In più, allora, ci sono molti giochi tipo quelli con i livelli bloccati. Io voglio scaricare Escapist. Escapist 2. Lo voglio installare qua. Come vedete va sempre avanti, così lo mettete in pausa. In più... Voi da qua, la freccetta in alto che indica il giù, sarebbero i download. Se voi lo cliccate, potete vedere a che punto è il download e quanti giochi avete scaricato. Questi sono i download, questi sono i finiti. Sì, ho scaricato molte applicazioni. Worldbox ve lo consiglio. Io c'ero andato in fissa per un periodo, poi l'ho installato perché mi distraeva molto dal... Il tempo della vita proprio fino di mangiare, pam, giocavo con... Potrei ritornare a portare una serie su coso che non mi viene il nome. Escapist. Vabbè, questi sono tutti i miei giochi, quindi vediamo a che punto è Escapist. Ci vediamo direttamente quando è finito, manca poco però. Ok, raga, sono passati proprio 3 secondi dalla cosa di Escapist. Ovviamente lo installo con quella normale installazione pacchetti che c'è sempre nel telefono. Installa. Questa è l'installazione vera e propria nel telefono. Vabbè, ci vediamo verso la fine che questa stanza la linea non prende bene. Boom, passato un secondo, potete decidere se premere fine o apri. Io direttamente apro apri per mostrarvi che il gioco funziona. Play. Aspettate, devo controllare una cosa. Rotazione automatica. Ok, così vedrete anche voi girato.
Come vedete, sì, perché deve installare la cosa, ma basta che permette X. Sarebbe Google Play Giochi, ma anche normale con senza bisogno. Come te lo spiego? Normale, proprio normale, anche se lo installate pagando. Vi chiederete il Google Play Giochi, ovviamente vi potete connettere il controller Bluetooth al telefono. Allora, qua ci sono i personaggi, potete modificarli sulla play, quindi vi faccio armlock così a caso, faccio così, o voglio così. Poi voglio mettere questo cappello, potete mettere anche le cose che ancora non avete sbloccato. Barba. Tanto non si vede perché mi è una cosa così. Potete. Sì, lo voglio così. Altre opzioni, questo è del joystick virtuale, dinamico. Poi ovviamente vi potreste connettere il vostro controller per la play. Se vi fa trovare più o meno per il spot. Pedina penale. Sento poi che mi sento di mettere in completa, io questo già l'avevo già fatti. Vabbè, avete visto proprio che il gioco funziona, quindi per questo video è tutto e ciao ciao gente!